Ciao a tutti e benvenuti su un nuovo video. Oggi video haul più beauty box del mese di luglio. Sì, questo è il quanto. Però innanzitutto vi ricordo che se non siete ancora iscritti al mio canale, di iscrivervi qua sotto, cliccando sul pulsantino iscriviti e attivando la campanellina di fianco così vi arriva la notifica quando esce un nuovo video. Se ancora non lo fate, vi lascio il link diretto giù nell'info box per seguirmi su Instagram. Se vi piace questo video e ne volete vedere gli altri, vi ricordo di mollarci un bel like. Se volete, commentate e partiamo subito. Prima di partire, sulle labbra ho il Lip Chubby Matte di Debby. Questo qua, nella colorazione 03 Strong Red, che è come lo vedete. Allora, appunto, partiamo dalle beauty box, dai, facciamo così. Questa volta poi vi faccio vedere gli acquisti. Anzi, prima delle beauty box vi faccio vedere l'iniziativa che c'è stata nelle profumerie. Non so fino a quando va, non mi sono informata, però io l'ho vista da Clio e quindi ho provato ad andare in profumeria. Voi andate sulla pagina proprio Ripartiamo in Bellezza, digitate il vostro paese e vi dà le profumetrie che aderiscono all'iniziativa. Queste profumerie cosa vi danno? Ci sono tre box, tre scatoline. Una rossa, una verde, una blu, se non ricordo male, con all'interno dei campioncini. A me hanno dato quella rossa. Invece vi faccio vedere cosa ho trovato al suo interno. Allora, al suo interno troviamo, dietro comunque c'è la descrizione di quello che potete trovare all'interno. Il profumo di Lancôme La Vie Belle, che io ho anche in full size. Questo è proprio il campioncino. Idem per questo, il campioncino di Valentino, la Voce Viva, che anche questo ha la full size, però vabbè. Poi di Angel, la Mugler, questo profumino Mugler, ve lo faccio vedere. È fatto a stella, bellissimo. Da portare anche in borsetta se volete spruzzarvi senza portare profumo grande, magari se avete un'occasione. E poi due campioncini di Biotherm. Uno è home, quindi è un trattamento oligotermale, idratazione dinamica. Questo per gli uomini. E invece per le donne, diciamo la Blue Therapy Uplift Day, questo che è crema rosata anti-età giorno. Questi campioncini e nulla. Adesso vi faccio vedere le appunto beauty box. Che vi ricordo sono diventate due al posto di tre, perché una mi sono disiscritta. Allora, quella che dà sempre tante soddisfazioni, questo mese è fatta così, da questo packaging di My Beauty Box, e all'interno troviamo. Allora, io l'ho già ovviamente aperta. La brochure con Summer Night, che vi spiega i prodotti, vi dice i prezzi, no, i prezzi no, vi dice se sono in full size o in travel size, così ve li dico anch'io. Poi una brochurina di We Do, la nuova linea eco-etica per la cura professionale dei capelli, questo. E un codice per So Shape, ve lo lascio qua se vi interessa, così lo potete screenshottare. E appunto, allora, questo mese troviamo di Davines, che c'era anche l'altro mese, la maschera rapida multitasking per capelli. Questa ha un profumo, ragazzi. E questa è in full size, sono 50 ml.
appunto di Vidu lo shampoo no plastic shampoo con 95% di ingredienti di origine naturale, 100% riciclabile, non è testato sugli animali, è vegano, ok? Sono 50 ml, non è vero, 50 grammi. Oh, ce la posso fare. 80 grammi, questo qua. Canprofo, buonissimo, ed è fatto così. Anche questa è una full size. Che buon profumo che ha. Shampoo solito che deterge i capelli e si risciacqua facilmente. Proverò. Poi di Astra il Glow Me All Over Face e Body, è un illuminante stick. Io ho la colorazione numero 1, che è uno champagne. Sì, questa è la colorazione. Questo è l'illuminante per le sere d'estate al mare. E anche questo sì, è in full size. Poi un latte corpo di Aqualina, che un mese scorso, 2 mesi fa, avevamo trovato invece il bagno doccia, bagno schiuma di Aqualina, sempre questo qua, il musk e canna da zucchero. Questa è una travel size, sì, vero? Sì, no, una full size, sono 250 ml. Poi di Vianek, penso che si legga così, una moisturizing face mist. Questo è un tonico, se non ricordo male. Idratante tonico nebbiolina viso. Ottimo adesso. E questo è in full size, sono 150 ml. Poi di Nivea Sun Protect e Hydrate, è una crema protettiva solare 30, con protezione 30, resistente all'acqua, dispersa nei nostri mari, protegge da UVA e UVB, questa qua, in formato viaggio. E infine di Bottega Verde, il bagno doccia dopo sole con olio di ibisco e olio di argan. Prolunga l'ambrosiatura setificante della linea Sol. Questo qua e questo è una travel size, sì. E un campioncino sempre di Vianek, una BB Cream 1, crema, una BB Cream con SPF 15, questa qua da provare. Basta, fine. E qua, questi qua trovavamo questo mese. Vi ricordo sempre i codici sconto che vi lascio giù nell'info box se volete riceverle anche voi a casa. Allora, illuminante, abrogio, eccetera, e via. Allora, poi ABB, proviamo la solita sacchettino, solito sacchettino, bustina, questa volta così col mare, con tritone, cavallucce, conchiglie, e dietro c'è la conchiglia. Ottimi questi sacchettini, ne ho un casino e sono fantastici. Brogiolina anche qua che spiega. E nulla, questa mettiamo qua. E vi faccio vedere cosa c'era all'interno questo mese. Anche di questa vi lascio il codice sconto giù nel video se volete acquistarla. Allora, dentro di Mad Mask, la vitamina, un siero contorno occhi alla vitamina C, 30 ml,
del valore di 40 euro, c'è scritto. Poi del marchio Elikia Beauty. Elikia, penso che si legga così, non lo so. Un illuminante naturale e vegano e eco-friendly. Questo, bellissimo il packaging. E un blush liquido. Questi due. Stupendi packaging, mi piacciono un casino. Sono 15 ml l'uno e 15 euro è il loro prezzo. Poi di Simply Organic, della marca Simply Organic, un hair e body spray con dosatore spray 200 ml del valore di 30 euro. Questo qua. Condizionatore idratante per capelli e corpo senza risciacquo. Protegge pelle e capelli dall'esposizione diretta ai raggi del sole e dall'acqua con sale e cloro. Contiene filtri UV con protezione media. Ottimo. E infine uno shampoo doccia dopo sole delicato e idratante del marchio Davines, quindi questo marchio spopola nelle beauty box. Questo qua sono 75 ml e il valore è una travel size, appunto, 14 euro. Questo lo porterò in vacanza, anche se al mare non ci vado quest'anno, andrò in montagna, in città, quindi vabbè. Però servono sempre. E infine vi faccio vedere gli acquistini che ho fatto io su un sito della farmacia. Il sito è Farmahe. Ho acquistato proprio tre cose. Allora, ho acquistato, vabbè, dal marchio Stomatoline, questo giro ho acquistato questo da provare, lo snellente gel fresco 7 notti, riduce la dubbiosità, localizzata e drena i liquidi cutanei, lievita la pelle, efficacia clinicamente dimostrata, dermatologicamente testato, con sale marino e sericoside naturale. Da provare, visto che lo spray mi è piaciuto, ho voluto provare, cioè ho voluto prendere e provare anche il gel snellente 7 notti, pagato 22,43 euro scontato. Poi di Bionic, questo boccettone che si specchia tutto, bellissimo, rosino, della linea Defense. È nickel tested, senza conservanti, profumo e glutine. È una crema detergente struccante da 400 ml, pagata 11,90 euro. E infine ho acquistato questo set di NYX, questo che porterò appunto in vacanza, nella sua cuscettina, dove troviamo il gel doccia, il gel detergente, l'olio, la crema idratante viso 48 ore e la crema per le mani. Tutte in mini taglia. Quello più grande è il gel doccia che sono 30 ml. Pagato 9,99 euro tutto il set, che ha un profumo fantastico. Come campioncino, niente di interessante, mi hanno dato di Zetavit, il magnesio potassio integratore alimentare, una bustina, e la busta, sì, termica per il trasporto proprio di Pharmaè, da mettere in freezer, così mi tiene gli alimenti freschi, le bevande fresche e nulla. Niente, questo qua è stato il mio piccolo shopping più beauty box. Io vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!